raccolgo la sfida che ci ha lanciato Pippo in questo senso. Noi oggi credo che in questi due giorni abbiamo fatto davvero un esercizio di buona politica, nel senso che noi siamo quelli che pensano che la politica possa ancora emozionare, possa ancora piacere, possa ancora unire, ed è per questo che noi l'abbiamo fatto, proprio perché l'interesse non è quello di creare la 17ª o la 16ª corrente, perché guardate, non faccio politica da tanto, ma una cosa l'ho capito, che per fare la corrente la si fa nel sottobosco, non si fa nell'iniziativa. Grande! Questo ci va, un gruppo che... Diciamo, con grande trasparenza, con grande sincerità, chi voleva capirci ci ha capito, che noi stiamo qui per dare una mano al nostro partito in un momento così difficile per il paese, in cui c'è bisogno di tutti, c'è bisogno di tutti, perché a me, io l'ho ricordato pure ieri, sarà perché passo buona parte del mio tempo in Europa, però quando una persona come Mario Monti, che l'Europa la conosce davvero così tanto, e è una persona calda, che non fa allarmismo tanto per farlo, ti dice che il tuo paese si sta candidando ad essere il paese che affonda l'Europa, deve essere un problema di tutti gli italiani, deve essere un problema di tutti noi, non è un problema solo del Partito Democratico o di un pezzo del Partito Democratico, deve essere un problema di tutta la classe dirigente di questo paese, almeno della classe dirigente migliore, quella che ha a cuore il futuro delle persone e il futuro del proprio paese. Ecco perché noi siamo qua, perché abbiamo discusso di una politica, poi tra l'altro credo, anzi qualcuno ce l'ha fatto notare, anche facendo delle proposte concrete che per voi e per noi sono e saranno un tema di riflessione, perché ci dicono spesso, sì però non si capisce quello che dite, quello che volete, da qui ne avete trovate tante. Ieri ci sono state delle proposte chiare, stamattina credo che siano state fatte delle proposte altrettanto chiare, sia sulla riforma del fisco, ieri sulla questione delle pensioni, sulla patrimoniale, il Presidente di Nomis, ma credo che sia stato assolutamente chiaro in questo senso. E allora quello che abbiamo fatto oggi e ieri è cercare di emozionare la politica, perché la politica in questo periodo è demonizzata, è la politica che non piace. Certo, è la politica del teatrino, del circo, degli sketch, di tante brutte cose, però non c'è solo la politica lì. C'è quella che si fa quotidianamente e che fanno i nostri amministratori, molti li abbiamo ospitati qui tra ieri e oggi, c'è la politica che cerchiamo di fare noi sul territorio, ma tanti, tanti come noi, c'è la politica dei circoli del Partito Democratico, che devono discutere simultaneamente, come diceva Stefano Boeri, di tutto quello che interessa il partito e di tutto quello che interessa il futuro di questo paese. Credo che però, se c'è qualcosa che abbiamo chiarito a tutti, è che noi ci candidiamo a fare questo non perché guardiamo ad un capo o vogliamo scegliere un capo. Noi ci candidiamo a fare questo perché vogliamo che con noi ci siano tante persone, perché abbiamo capito una cosa, che in politica nessuno è indispensabile, ma tutti siamo fondamentali. Quindi noi pensiamo che serva il capo, ma vogliamo una partecipazione collettiva, questo credo che voi oggi e ieri abbiate capito, noi vogliamo una partecipazione collettiva di uomini, di donne che siano liberi e forti, non alla Sacconi, ma come diceva Don Sturzo, liberi e forti in quel senso lì. E allora, credo che l'abbiate capito, questa politica buona che emoziona non è la politica che si mette a giocare a tavolino con le figurine per capire quali sono le alleanze migliori, ma è la politica che costruisce un programma condiviso che faccia governare le forze politiche che vanno al paese e che non le faccia litigare il giorno dopo che vengono eletti. Per fare questo significa che noi dobbiamo pensare al Partito Democratico come un partito d'avanguardia, che si candida a governare non per il consenso ma per cambiare il paese. Significa quindi che noi non saremo condizionati in futuro dai Rossi, dai Turigliatto, da Bertinotti che ci dice che la sinistra non deve governare. No, la sinistra deve governare, il centro-sinistra deve essere la soluzione, ma deve governare con coraggio, perché gli abbiamo detto e gli italiani
le pensioni più alte, non per spirito di vendetta, ma che per quel contributo di solidarietà che pagano quelli che prendono di più, aiutiamo quelli che non ce la fanno e che la pensione non ce l'hanno. Perché ci serve un sistema di pensioni che riequilibri le garanzie e le aspettative di vita, ce l'ha detto ieri anche Rita Castellano. Questi sono nodi che dobbiamo sciogliere noi, questi sono nodi che deve sciogliere il Partito Democratico e il centro-sinistra. E qui vado a un tema che non abbiamo affrontato in questi giorni, però lo faccio io anche perché ci completiamo. Questo Partito Democratico è il Partito Democratico che non perde tempo a demonizzare, criticare o accettare pedissequamente quello che c'era scritto nella lettera della Banca Centrale Europea. Questo perché nella situazione in cui siamo noi non possiamo guidare lo scandalo, non possiamo demonizzare, possiamo guardare a quei suggerimenti comprendendo una cosa, che se siamo davvero alternativa, qualora fossimo stati noi al governo, noi quella lettera non ce l'avrebbero scritta. Brava! Che significa governare non per avere il consenso, per esicchiare il consenso a qualcun altro, come anche nel centro-sinistra qualche partito ogni tanto fa, ma che significa che noi stiamo cambiando il paese. Per cambiare il paese vuol dire che qualcuno lo scontenteremo, ma che stiamo aiutando quelli che vengono adesso e dopo. Davvero fino in fondo,
per governare un paese che migliora, che è diverso. Un paese, guardate, voi spero che l'abbiate apprezzato, noi abbiamo fatto politica in questi due giorni, credo nominando mai o quasi mai l'attuale Presidente del Consiglio. Non perché pensiamo che sia finita, no. Io per esempio non credo che sia finita in modo così chiaro, netto, io penso che i tempi saranno ancora lunghi, però non lo abbiamo fatto perché credo che uno dei messaggi ulteriori che volevamo far uscire da questa piazza è che si può far politica pensando a se stessi, alle proprie proposte, non pensando soltanto agli altri, a quello che male fanno gli altri. Perché hanno capito tutti gli italiani qual è la politica peggiore. Sanno scegliere, sanno capire chi può governarli e chi non li governa, chi li rispetta e chi non li rispetta, ma possono anche decidere che per risolvere i loro problemi non c'è bisogno della politica. Io penso che dobbiamo farci carico di questo, lo facciamo insieme, ciascuno per il proprio ruolo, e quindi quello che vi chiediamo che cos'è? Ci sono due libricini di Stéphane Hessel. Uno, Indignatevi, che è anche alla base del movimento che abbiamo più volte ricordato, ma il secondo, quello che a me sta più a cuore, che mi interessa di più perché voglio il paese diverso, è quello che ci dice impegnatevi. Bisogna impegnarsi, ciascuno per il proprio ruolo, ciascuno per il proprio ruolo istituzionale, politico, nella vita, nella società civile. Ecco perché avremo le alleanze sulla base di un programma condiviso, ma in quell'alleanza non potrà mancare la società civilissima, non potranno mancare tutti quelli che tutti i giorni danno una mano a questo paese, perché questo paese ora è governato da chi non ha più rispetto neppure per la storia di questo grande paese. E allora da qui, e chiudo, perché in Europa siamo sintetici, da qui, dalla terra di Giuseppe Dossetti, come faceva lui in un momento buio della storia italiana, allora vogliamo chiederci anche noi, sentinella, quanto resta la notte? E la sentinella risponde, venite, viene il mattino. Noi siamo questi.